Prova. Cazzo. Sto avendo problemi tecnici. Grazie per il lurchino, ma ho avuto problemi tecnici e sto risolvendo. Cazzo.
Oh, santa Antonio, quanto odio i problemi tecnici. Proprietà, comunque mi sentite ora? Sentite il mio microfono? Almeno quello lo sentite? Ora dovreste sentire anche il sottofondo musicale che mi accompagnerà per questa live. Ok, quindi ho parlato i primi 8 minuti a vanvera, ottimo. Allora, rifacciamo l'ingresso della live. Benvenuti a tutti quanti. Per chi non mi conosce, io sono Zetta, il fondatore di Cugin. Questa live, in cui mi vedo in queste vesti di chiacchierare, il tema di oggi è parlare del fatto che essenzialmente, le esclusive non sono sempre un male, non è mai un complotto il fatto che un gioco sia esclusiva. Dispiace che in questo periodo storico sta passando il fatto che è giusto, far diventare esclusiva un gioco sotto pagamento. Quello io non lo tollero, né ora e né mai. Cioè, è proprio fastidioso, è una politica scorretta bloccare un gioco su una piattaforma non perché non esiste sulle altre piattaforme. Ma perché si è pagato per quell'esclusività? Cioè, Hogwarts Legacy di recente è proprio una bastardata. Per fortuna su PC ci sono i modder che stanno sbloccando il mondo, lo stanno migliorando quel titolo. Quindi la missione esclusiva PlayStation è disponibile col gioco moddato. Però non dovrebbe succedere che dei giochi hanno dei contenuti esclusivi solo per una piattaforma. Dovrebbe starci un'equalità di trattamento. Poi, ovviamente, sono pratiche di mercato. Finché non c'è una legge che dice che sia sbagliata e sia scorretta, è solo eticamente scorretta per quanto mi riguarda. Però io penso che, tipo, ho visto scandalo, è successo uno scandalo pazzesco, soprattutto per l'articolo di Luca che vi linko nella chat, in cui si parla del fatto di che Final Fantasy XI è un'esclusiva temporale e su Xbox non la vedrete mai. Molto probabilmente si dice che non la vedremo mai, ma per me arriverà su Xbox, arriverà alla fine del ciclo vitale quando non fregherà un cazzo a nessuno, un po' come Kingdom Hearts. Ciao Ale, grazie per essere passato. Che purtroppo oggi mi chiedo scusa che sto mezz'ora di ritardo, infatti penso che gli spettatori pensano che oggi non c'è stata la live. Chiedo scusa, ma ero in live da gioco con lo scemo e soprattutto mi dispiace non aver avvisato del cambio di orario, ma purtroppo sono cose che capitano quando si fanno le live. Andiamo a cercare. Ecco l'articolo. Allora, partiamo da quest'articolo in questione. In quest'articolo Luca ovviamente parla dell'esclusività di Final Fantasy XVI, però c'è da dire che non dobbiamo vederlo come un complotto, che è vietato che questo gioco arrivi su Xbox. Partiamo dal presupposto che io vi parlo col cuore in mano. In questa live vi voglio parlare col cuore in mano da fan di Final Fantasy. Sono fan di Final Fantasy. Li ho giocati tutti dal secondo capitolo. Il primo, per dire che l'ho giocato, perché è un po' una menzogna dire che si è giocato il primo capitolo. Però dal terzo in poi li ho giocati tutti, Final Fantasy. Il secondo l'ho recuperato in una versione remastered per PlayStation. Quindi diciamo sono un grande fan del brand. Quindi, però dobbiamo ammetterlo tutto, almeno io da fan, quello di vecchia data. Penso che il brand Final Fantasy sia morto col 13, cioè con l'andata via di Sakaguchi, con tutti i casini che hanno avuto in Square Enix, che non sono stati più capaci di programmare in modo semplice come una volta. Hanno avuto dei problemi che poi è continuato il problema a cascata. Infatti c'è un altro articolo di Luca che ora non riesco a trovarlo al volo, in cui spiega che cosa è successo in Square Enix nel corso della storia. Che
che all'epoca sapevano programmare e poi si è andato piano piano sfaldando la loro qualità tecnica nella programmazione con l'avvento delle nuove console. Soprattutto PS3 è stato la pietra tombale per la Square Enix che era una volta. Oltre, vabbè, la fusione che ha creato anche altri casini all'interno delle dinamiche dell'azienda Squaresoft. Però c'è da dire che Final Fantasy XIII, io che sono un grande fan, non me ne frega più niente di Final Fantasy dopo il XIII. Cioè, con l'uscita del XIII io mi sono allontanato dal brand. E mi sono un po' rotto i coglioni che tutti, soprattutto le community Xbox, parlano in modo morboso di Final Fantasy XVI. Cioè, si parla in modo morboso di Final Fantasy XVI, dando importanza a un IP come Final Fantasy, che oggigiorno, a parte il capitolo 14, che sappiamo tutti che è un successo globale, è il migliore MMO sulla piazza, è il titolo della Madonna scesa in terra, è il gioco più importante della saga di Final Fantasy, il 14 oggigiorno, in fatto di numeri e vendite. Però c'è da dire che la saga classica, quella single player, col 13 si è andata sfaldando e così anche la community. Cioè, io sono il primo che, nonostante amo Final Fantasy, non me ne fotte più un cazzo di comprarmi il nuovo Final Fantasy al Day One. Pure il 15 non mi ha convinto. Il 15, per assurdo, ho amato la versione Pocket Edition, quella mobile, che lo trovo più GDR piuttosto la versione 15. E i 13, cioè i 13, non c'è un 13 che mi è piaciuto davvero. Forse Lightning Returns un po' mi è piaciuto, però c'è da dire che non è più così forte come una volta questo brand. Cioè, l'accanimento della gente che gli dà sul cazzo che sta solo su PS5, per me è solo fanboismo, perché quanti di quelli Xbox, possessori di Xbox, veramente lo vogliono giocare Final Fantasy XVI? Cioè, sono fan di Final Fantasy. Io non credo che siano tanti i fan di Final Fantasy su Xbox. E quindi la politica per me, la scelta di Square Enix di portare un videogioco come Final Fantasy XV, XVI, oltre che per prendersi i soldini, che sappiamo bene che fanno sempre gola, però renderlo esclusivo a PS5 è anche un modo per salvare il brand. Alla fine, sappiamo tutti che pubblicare in questo periodo storico su PS5 qualsiasi monnezza che andate a creare, un Abandoned, un Quantum Error, abbiamo visto un Godfall, ha comunque un riscontro mediatico molto, ma molto potente e importante. Perché, per l'appunto, ricordiamo che PlayStation 5 tutt'oggi non ha giochi, a parte in multipiattaforma, non ha tutti questi titoli esclusivi di peso che ti fanno fiondare a comprarla come killer application. Quindi il fatto che ci sia Final Fantasy XVI solo su PlayStation 5 porta tutti quella nicchia, che ormai è una nicchia, di fan di Final Fantasy numerato, che sono fissati perché dal 7 si sono innamorati, dal 7 sono innamorati del brand e quindi lo comprano neanche, un po' come io compro un Tekken, un GTA, ogni volta che esce, perché ormai sono affezionato ai brand, quindi li devo comprare per rito scaramantico, che cazzo ne so, per abitudine si compra lo stesso gioco. Quindi quella nicchia dei fan di Final Fantasy ostinati che compreranno un Final Fantasy numerato al Day One tutti gli anni. Comunque PlayStation 5, assicurandosi quella come esclusiva, va a beccare quella nicchia di mercato che, per carità, si parla di nicchia, ma si parla sempre di milioni di utenti. Per quanto io dico che non conta più un cazzo Final Fantasy, comunque ci sono milioni di fan. Però non è più il Final Fantasy di una volta, perché i fan dei JRPG come il sottoscritto, ormai con l'avvento del 13 si sono spostati su Tales of, Xenoblade Chronicles, Octopath Traveler e tanti altri JRPG. Cioè, c'è stata proprio una diaspora dei fan dei JRPG. Se all'epoca un fan di un JRPG giocava solo Final Fantasy e Dragon Quest e poi si andava a recuperare Wild Arms, Legend of Dragoon, che Breath of Fire, Vandal Hearts, Vagrant Story, però aveva giocato Dragon Quest e Final Fantasy. Questo periodo storico ormai, io
Io che sono fan dei JRPG, a me me ne fotte sega, cioè io sto aspettando il nuovo Bravely Default, sto aspettando il nuovo Tales of. Sinceramente non ho tutta questa pretesa e penso tanti come me ormai, cioè il mondo dei JRPG c'è stata questa diaspora, non ci sono più i fissati di Final Fantasy, forse Dragon Quest sopravvive ancora e Pokémon, perché Pokémon è un JRPG, che vi piaccia o no è un JRPG. Quindi, diciamo, a parte forse Dragon Quest e Pokémon, come giochi popolari, JRPG popolari. Sì, e infatti là voglio arrivare, Daniele. Proprio. È proprio quello il fatto che quindi sto fatto. Final Fantasy XVI, per l'appunto, come abbiamo visto, non è più un JRPG, anzi, anche Square Enix sta spingendo sul fatto che. Sta spingendo proprio sul fatto che non bisogna chiamarlo JRPG, perché ormai si è ibridato, ha preso una tangente sua totalmente hack and slash action. E addirittura non è nemmeno open world, quando ormai abbiamo addirittura anche Pokémon che è diventato open world, abbiamo gli Xenoblade Chronicles che possiamo concepirli, che poi non sono proprio open world i JRPG che citerò, sto citando. Però comunque c'è il concetto dell'esplorabilità della mappa, invece qua ci hanno detto che addirittura è su corridoi, come un Devil May Cry, un Hi-Fi Rush, che ne so, che possiamo, un Bayonetta. Quindi già anche là va a morire, cioè si parla che Final Fantasy XVI ormai è diventato un titolo action hack and slash che puzza di GDR, come tanti giochi ormai che escono che hanno la componente GDR ma non sono GDR. Proprio perché Final Fantasy XVI punta anche a un pubblico generalista che vuole catturare su PS5. E io credo che l'esclusiva PS5 di Square Enix non sia una roba. Diciamo che Square Enix gli fa schifo Xbox. Perché non gli fa schifo Xbox a Square Enix? Square Enix più volte nelle varie interviste, anzi, vi lascio un articolo che ho scritto. Dove praticamente espongo il fatto che Square Enix vuole solo i soldi, essenzialmente. E quindi non è una questione di, come posso dire, che gli fa schifo Microsoft se è esclusiva PS5, Final Fantasy XVI, perché molti titoli, come avete visto, di Square Enix, un sacco di titoli stanno arrivando su Game Pass, ma i guadagni più grossi li fa praticamente attraverso il Game Pass che dà i giochi facendosi pagare, quindi tutti i servizi di abbonamento in generale, anche PlayStation Plus. Quindi, in un report che sta pure in quest'articolo, se non sbaglio, l'avevo linkato, loro dicono che i loro massimi guadagni Square Enix li sta avendo dei servizi in abbonamento e dei videogiochi mobile. Il mobile, un Brave Exvius, tutti quei titoli single player che hanno fatto i porting di Final Fantasy VII, Pixel Remastered, che ne so, Final Fantasy XV Pocket Edition, che io ho pagato 20 euro e non me ne vergogno e l'ho adorato. C'ha tutto un mercato mobile molto fiorente che guadagna un fottio di soldi Square Enix dal mobile. Square Enix guadagna un fottio di soldi anche da andando in abbonamento i titoli, mettendoli in questi servizi, i titoli vecchi che ormai non vendono più. Quindi loro spiegano che il futuro, loro si stanno muovendo verso le nuove tecnologie, anche il cloud, loro si muoveranno in futuro, stanno valutando di sviluppare solo giochi in cloud, così da farli girare ovunque, senza sbattersi troppo nella programmazione. Proprio Kiryu, nuovo presidente, accennava a questi discorsi, che loro si devono evolvere, si stanno evolvendo. E piano piano ammazzeranno il mercato console PC classico perché non è così remunerativo. Si spendono più soldi che quelli che si guadagnano. Quindi, essenzialmente, è quello il vero motivo. Cioè, nel senso, non stiamo parlando. Come spiegare meglio il fatto. Cioè, loro si stanno
stanno cambiando le loro procedure, tanto che io in questo articolo che ho scritto, che vi ho linkato, 8-2 motivi per cui Microsoft acquisirà Square Enix, che poi alla fine non facevo degli accenni, cioè addirittura in quell'articolo io prevedevo che avrebbe chiuso Luminous Production, l'avrebbe chiusa. In verità non è successo, è stata assorbita, però è stata smantellata. E io l'avevo predetto 3 anni fa in quell'articolo, proprio perché vedendo le dichiarazioni dei presidenti, cioè dei capoccia di Square Enix all'epoca, loro si stanno muovendo verso un altro mercato. Quindi, essenzialmente, chi pensa che Sony è una puttana, ha fatto il complotto di togliere Final Fantasy XVI Xbox? No, è semplicemente che Square Enix ha bisogno di soldi, deve lucrare l'ultimo, prima di chiudere totalmente il mercato console e PC dei suoi titoli. Deve lucrare, massimizzare il guadagno. E quindi chi cazzo glielo fa fare a Square Enix di investire un sacco di soldi in sviluppo per fare tre versioni, la PC, PS5, Xbox fatte bene, curate? No, si sono concentrati su PS5 perché essenzialmente PS5, come ho detto all'inizio live, non ha titoli. Quindi tutti si fionderanno a comprare sto cazzo. Già state vedendo nei gruppi di multiplayer i fanatici tipo, che ne so, Meleale, come si chiama quello che mi fate vedere, mi fate morire dal ridere. Sti fanatici di PlayStation che stanno là a farsi le pippe su Final Fantasy XVI, perché effettivamente è un'esclusiva di peso che sta arrivando su PlayStation. Oltre a quello, è anche il fatto che comunque, cioè, la guida, cioè, è un brand PlayStation. Vorrei tanto avere le camere che mette a fuoco in automatico. Comunque, fidatevi, ovviamente sapete bene. È un brand PlayStation Final Fantasy che comunque, per quanto sia Nintendo, sia nata su Nintendo, il massimo successo col capitolo 7 e 8 l'ha avuto proprio su PlayStation. Quindi il fatto che arrivi su PlayStation 5 è anche una questione per massimizzare ancora l'utenza, perché molto probabilmente l'utenza che ha giocato Final Fantasy 7 e 8 su PlayStation o i vari capitoli su PS2, si è fatta PlayStation 5, quindi sta puntando Square Enix all-in sulla versione PlayStation 5, prima di, cioè non gli conviene fare altro. Per me su Xbox non venderebbe nemmeno così tanto, non credo che ci sono veramente boxari, fan di Xbox fissati che aspettano solo Final Fantasy S15. Quindi io penso che Square Enix, chi accusa Square Enix di essere un'azienda che lecca il culo a Sony? No, vuole solo i soldi. Vuole solo i soldi, come tutti, sta cercando di lucrare dai portafogli giusti al momento giusto, nel modo giusto. Allora, sì. Eh sì, è stato annunciato nel 2020 e per l'appunto il mio articolo del 2020, l'articolo che ti ho linkato, che loro praticamente lì in quell'articolo, se tu vai a vedere le fonti, hanno dichiarato pubblicamente che loro si sposteranno su mobile e cloud. Quindi loro stanno cercando degli accordi con queste realtà. Quindi il cloud attualmente solo Nvidia e Microsoft sono forti nel cloud. Quindi probabilmente si andrà a bussare, stanno già facendo accordi con Microsoft e Nvidia, immagino, per continuare a sviluppare in futuro. Ecco perché, quindi per me, diciamo, il canto del cigno è l'ultimo tentativo, poi vedremo se sarà bello, ma io confido che sarà un bel gioco Final Fantasy XVI. Però non è un Final Fantasy per gli appassionati di Final Fantasy, che ripeto, è morto dal i veri fan come me dal 13° capitolo, che non gli è fatto più di giocare un gioco di Final Fantasy. Sai le risate se poi verrà da Microsoft. Non ci manca, ma non credo, dai. Io lì in quell'articolo infatti parlo che avevo previsto Embracer Group, più che cioè Crystal Dynamics e tutte quelle IP collegate, tipo Tomb Raider, Deus Ex, sono più ottica Xbox per l'appunto. Cioè, quelli sono titoli che su Xbox fanno sfracelo se diventano esclusive. Cioè, vuoi mettere Deus Ex, Tomb Raider, che altro c'aveva come IP? La Montreal o Crystal Dynamics che facevano, quindi che poi è vabbè, ovviamente la prima cosa da fare è vedere le recensioni e poi si vede ogni acquisto.
Per esempio, questo fatto che per l'appunto che si sta fomentando tutto sto pensiero riguardo Final Fantasy XVI, ma lo stanno macinando la stampa, cioè la stampa sta martellando i coglioni con questo Final Fantasy XVI, ma essenzialmente, come ho detto, è un brand che non cammina più con le sue gambe da anni. Ovviamente ci sono spin-off che amo come il Type Zero, il Pocket Edition, il 15, i vari Final Fantasy 7 che sono usciti, i vari spin-off del 7 perché è un brand forte, ma Final Fantasy 16, se ne stiamo tutti a parlare, perché la stampa lo tiene in piedi? Cioè, è un brand morto che viene tenuto in piedi dalla stampa stile Weekend con il morto. Come possiamo dire? Poi Square Enix, molti sottovalutano come azienda, non ha quel grande guadagno da sto cazzo di Final Fantasy XVI. Non avrà questo grande guadagno. Il guadagno, come vidi con Luca, quando spulciando la cosa che dovrebbero fare i giornalisti è spulciare i documenti finanziari. Loro, come ho detto, guadagno da mobile, da dare i giochi nei servizi in abbonamento come PlayStation Plus e Game Pass. E soprattutto dai gadget, dai pupazzetti, i manga, le serie TV, i cartoni animati, gli anime. Square Enix, i brand suoi, monetizza su sta roba e soprattutto monetizza su prodotti che ora non mi ricordo, comunque prettamente giapponesi, sia anime giapponesi, e soprattutto i gadget. C'è Kingdom Hearts, cazzo, Kingdom Hearts, Final Fantasy, vende più sotto forma di gadget. Un fottio la roba, quindi ormai loro ce l'hanno il guadagno forte, quindi non gli interessa creare Final Fantasy XVI un nuovo brand. Loro c'hanno ancora il 7, Cloud, Squall, cioè tutti i personaggi del 9. Cioè, ce li hanno i brand forti ancora per cui lucrare, però appunto un Kingdom Hearts che va fortissimo sotto forma di gadget, eccetera. Io stavo giocando tempo fa Deus Ex Mankind Divided e stavo parlando nello stesso periodo e mamma mia, se grafica Deus Ex spacca lo stesso livello di Cyberpunk. A me la cosa che mi fa incavolare è che non si capisce la parte GDR. L'unica cosa che ho capito è che la versione PS5 sarà alla pari. Per esempio, qual è una cazzata su cui praticamente Luca si è attaccato, che essenzialmente L'hanno detto che essenzialmente quella cosa. Uno l'ha detto comunque un presidente che doveva. Per l'appunto, tornando ai discorsi, loro devono spingere le vendite su PS5. Perché tanto sanno che su PC e Xbox non venderanno un brand del genere. E poi soprattutto su PC non lo stanno curando. Quello uscirà sbragato come è uscito Returnal. Come tanti giochi che escono sbragati oggigiorno. Che poi verrà ottimizzato col tempo su PC. Ma uscirà sbraga, cioè, Neuro Automata. Aspetta, dovrei averlo? Ce l'ho? Non ce l'ho. Non ce l'ho, Neuro Automata. Qui ce l'ho, mi sa, nell'altra libreria. Comunque, Neuro Automata che io ho comprato, diciamo quasi al Day One, un paio di mesi dopo, io non l'ho mai potuto giocare perché su Steam era mal ottimizzato, non girava. FPS bassi, problemi, stuttering. L'hanno patchato solo qualche anno fa. L'hanno sistemato per PC. Proprio perché c'è sta. Oh, non so se è incapacità o pigrizia. Quindi, molto probabilmente, sta storia dei 2000 euro è perché praticamente il gioco uscirà era cacata su PC. Non ottimizzato. Almeno all'inizio. Ma poi la notizia per l'appunto, come dici tu, è del cazzo. È del cazzo. Che ce ne fotte a noi sto fatto? Serve un PC 2000 euro, come se. Cioè, un'uscita del cacchio del presidente. Cioè, tutti stanno dovete comprare PS5. Ma poi in teoria, cioè, nel senso, uno se lo compra la console è quella, se è proprio ha voglia del gioco. Ma in teoria è proprio PlayStation che in questo periodo storico non c'ha delle vere killer application per me, per quanto mi riguarda, eh. Non lo so.
Cioè, io proprio di recente, non so se avete visto, ho per l'appunto comprato Switch. Switch è una console che c'ha le killer application. E fa schifo, ma quanto cazzo fa schifo, ragazzi, Switch? Switch è tremenda. È orribile. È un cacchio di tablet economico. Io l'unico gioco che ho comprato è stato God of War Ragnarok a mio fratello. Non gli è piaciuto. Madonna, mi dispiace. Anzi, gli vuoi così male a tuo fratello. Io il nonno non ci piace proprio Ragnarok. Perché è molto basilare, non c'ha nessuna meccanica complessa di gioco. E poi stanno sempre a parlare, parlare. E poi soprattutto la storia, a noi ha fatto ridere. Cioè, nel senso, non c'è mai questa drammaticità, questa epicità. Noi ci ha fatto ridere tutto il tempo God of War Ragnarok. Però io, in primis, comunque, non ho killer application. Cioè, non riesco a immaginare una vera killer application per PlayStation in questo periodo storico. Non c'ho un Metal Gear Solid, un Crash Bandicoot dell'epoca. Forse Ghost of Tsushima. Ma nemmeno. Cioè, tornando a Nintendo, io tutte le minchiate che dicono di PlayStation, per me dovrebbero dire di Nintendo. Cioè, Nintendo ha fatto una console di merda, Switch. È bruttissima, io l'ho comprata, ma sono stato costretto perché dovevo giocare Zelda, dovevo giocare Splatoon, che ora sto in ansia che non vedo l'ora di staccare la live per andare a giocare a Splatoon 3. C'ha un sacco di brand forti Nintendo, e Nintendo si è potuto perdere il lusso di venderti un tablet del cazzo col Tegra a 300 euro con dei controller orribili pure, scomodi, tremendi. Però ovviamente lì è il guizzo creativo del fatto di essere Switch portatile e quant'altro. Però, cazzo, che problemi ha la gente che non si è comprata Wii U e si è comprata Switch? Cioè, Wii U, per chi l'ha posseduta? Io l'ho posseduta e sono stato felicissimo di averla comprata. Però il problema è che poi non ha più avuto esclusive terze parti. E quella è stata. Perché io con le first party Nintendo su Wii U me la sono spassata, eh. Smash Bros., Mario Kart 8, Splatoon 1. Project Zero, Zombie U. Cioè, sono tutti giochi che ho giocato fino a qualche anno fa. Non mi sono mai annoiato di giocare perché il parco titoli era figo. E anche la console in quel caso era geniale. Il fatto del doppio pad, quindi c'avevi il doppio schermo. Quindi c'erano giochi come Zombie U che praticamente tu vedevi lo schermo, però tu poi usavi lo zaino. Qui trafficavi nel pad con lo zaino. O Splatoon che lanciavi le mosse speciali col pad, o comunque tenevi sempre sott'occhio tutta la mappa di gioco senza fare il casino che si fa ora col 3. Comunque era una console innovativa, solida, prestante, era una figata pazzesca Wii U. In più c'aveva tutto il parco titoli Nintendo che mi ha fatto mantenere la console accesa fino a qualche anno fa. Cioè io Wii U l'ho ancora usata fino al 2021, credo. Sì. Fino al 2021 ho giocato a Wii U io tranquillamente a tutte le esclusive Nintendo che mi ero comprato fino a quel momento. E non solo le esclusive. Il problema è Wii U che è stata la fregatura che non sono più arrivati in terze parti perché non ha venduto abbastanza. Però la gente poi si è comprata Switch e ora sta arrivando il mondo su Switch castrato, distrutto, devastato. C'è stato Witcher 3 che, madonna mia, quanto è brutto da vedere, però ci gira. E poi è tremenda come console, veramente c'ha delle tecnologie obsolete, tipo il Bluetooth che si connette ancora come una volta, devi usare l'app Companion per poter chattare con le persone, la giunta non è agevole, è tutto complesso, mentre Wii U e Wii avevano il social Nintendo. Invece mo, a quanto ho capito, non c'è più il social Nintendo. Su Switch, correggetemi se sbaglio, io l'ho appena comprato. Non c'è Netflix, non c'è Prime Video, non c'è YouTube. Roba che sta sul 3DS e Wii U c'era. Eppure sta vendendo il fottio sta console di merda, bruttissima, che fa schifo. Switch è fatto con due bastoncini incollati a uno schermo.
Però è una console della Madonna, perché è geniale il concetto di poter giocare a letto, che c'aveva già Wii U, però questo l'ha portato su un altro livello, di giocare ovunque sul cesso, come vogliamo scherzare. Addirittura, più che sul cesso, è proprio in giro. Cioè, tu con Switch puoi andare in giro, che poi la batteria non dura un cazzo, però se tipo io magari me ne vado a fare, invece di portarmi il 3DS, che era una console veramente castrata, che non c'aveva giochi prestanti. Switch fa girare giochi prestanti in mobilità, quindi. Ma la cosa più importante sono le killer application. Cioè, io ho comprato Switch non perché mi piaceva la console mi fa schifo. L'ho comprata per Zelda, che non ho ancora giocato Breath of the Wild, perché non si trova a un prezzo umano. Dopo tanti anni non posso pagare 70 € Breath of the Wild, quindi a sto punto ho detto, bro, se devo pagare 50 €, li pago per Switch quei soldi. E per l'appunto Splatoon, io sono un gran fan, sono un giocatore competitivo di Splatoon 1, quindi per giocare nelle leghe, nelle provare a entrare a giocare seriamente, mi sono dovuto fare Splatoon 3. Smash Bros, che è un altro titolone che io amo. Mario Kart 8, che per me ad oggi è il miglior kart game mai stato creato, è l'apoteosi dei kart game. Quindi, cioè, quella killer. Lì stanno le killer application, non su PlayStation 5. Cioè, Switch. Diavoli, Switch. Ok, sono tornato, un problema tecnico. Ok, ho risolto. Io ho giocato Breath of the Wild, Bayonetta 3, Mario Kart 8, Kirby, La Terra Perduta, Super Mario 3D World, Metroid Dread. Ah, bravo, mi stavo dimenticando. Io sono fan di Metroid Fusion, quindi devo giocare anche Metroid Dread. Sono fan di Bayonetta, qui sopra che non si vede, non riesco a inquadrare. C'ho i Bayonetta 1 e 2 per Wii U. Quindi per Bayonetta 3 sono fan di Kirby. Ho persino l'amiibo. Il primo amiibo che mi sono comprato è stato quello di Kirby. Quindi, veramente, Nintendo è quella cioè, tutte le minchiate che dicono di PlayStation. Infatti, io spesso e volentieri, quando tipo vedo sti fanboy, io penso: ma state parlando di PlayStation? Cioè, queste cose PlayStation ce le ha, ce le ha Nintendo. Cioè, se mi parlate i Nintendari, se mi dicessero le cose che dicono i fanboy PlayStation, io non posso dire niente, avete ragione. Avete la console di merda, però comunque avete le killer application. Siete l'unica console che è rimasta che ha delle killer application davvero. Siete l'unica console che strizzate ancora l'occhio al pubblico giovane e adulto, perché c'ha anche le applicazioni. Cioè, veramente, Nintendo dopo Wii continua su quella politica. Forse con Wii U si era persa, ma con Wii e Switch ha proprio la politica. Ci possono giocare sia i grandi, i bambini, i non giocatori, che c'è il cazzo Just Dance, che è una killer application di Switch. Cioè, più che per Move o Kinect o che altre, non so cosa usi attualmente su Xbox, Just Dance, se gira su Xbox, penso di sì. Comunque è una killer application Nintendo, Just Dance pure. Che ne so, pensiamo a tutti i titoli. Cioè, molti titoli Nintendo. Cioè, molti titoli su Switch. Cioè, so killer application e c'ha. Tipo Ring Fit Adventure, che probabilmente lo comprerò io. Sono un pazzo folle che lo devo sperimentare. Che comunque si rivolge a un pubblico di gente che vuole rimanere in forma.
Anche la Wii Balance, prese quando fu, era lo stesso. Sono delle prese per il culo, perché con Ring Fit tu non dimagrirai mai, è inutile che te la... Però è dall'appiglio a quelle persone di comprarsi la console. Cioè, la gente, piuttosto che farsi l'abbonamento in palestra, dice, cazzo, mi compro un Switch più Ring Fit. Eppure, infatti, usato trovi un sacco di Switch con Ring Fit, proprio per quel motivo. Comunque, Nintendo ha... È una macchina da guerra di azienda che non morirà mai. Non credo che morirà mai. Però si saprà sempre rinnovare. Io infatti ho paura degli accordi che potrà prendere con Nvidia e Microsoft. Cioè, se si accorda con Nvidia e Microsoft e dovesse fare anche la follia di Valve, se si accordano perché comunque per contrastare il mercato asiatico dei cinesi, gli americani dovranno unirsi con le aziende, non dovranno farsi la guerra spietata. Tranne, vabbè, Microsoft, che ovviamente i suoi rivali sono Amazon e Google, quindi là non vedremo tanto supporto tra Amazon, Google e Microsoft. Però, tipo, io prevedo e penso che comunque Nvidia, Nintendo, seppur non è occidentale, però comunque anche le aziende giapponesi stanno avendo problemi con la Cina. Quindi, veramente prevedo un unirsi di aziende per l'appunto come per l'appunto Nvidia, Valve, Nintendo e Microsoft in accordi che si agevoleranno per andare compatti contro l'Oriente, che diventa serio. A parte i Sony, non gliene ha fatto un cazzo di accordarsi, perché questa è un'altra cosa che vi linko un altro articolo che ho scritto molto importante che i fanboy Sony non capiscono. Che pensano che veramente la console war la sta facendo. Aiuto. La console war la sta facendo solo Sony. Perché Microsoft non ha mai fatto console war contro. Le sue azioni, le azioni di Microsoft fino ad oggi non sono mai state per contrastare Sony. Sono state per contrastare Amazon e Google e l'Oriente, che gli sta togliendo fette di mercato a Microsoft. Microsoft ha sempre visto Sony e Nintendo come clienti o come partner con cui collaborare. Solo che Sony PlayStation si rifiuta da tempo di accettare gli accordi con Microsoft, ce l'ha proprio a morte. Cioè che Nintendo addirittura non si fa problemi per certi versi. Per l'appunto, questa cosa di Activision Blizzard dell'esclusiva, cioè Microsoft ha dimostrato che ha portato Super Lucky Stale e Ori su Switch, che praticamente, pure per quanto mi riguarda, Ori e Super Lucky Stale sono perfetti per una console Nintendo, non sono proprio giochi delle corde Xbox per certi versi, e li ha portati, cioè non si è fatto problemi. Come tutti quelli che dicono la violenza delle esclusive Microsoft. Ma dove? Che Microsoft non ha mai. Cioè, ha sempre portato i titoli altrove. Quell'articolo che vi ho mandato, Caped, perché su PlayStation 4, ho preso varie interviste unito per spiegare il motivo. A parte che Studio MDHR non è mai stato un first party Microsoft, nemmeno l'IP è Microsoft in teoria. Ha solo finanziato lo sviluppo per agevolare l'arrivo su Xbox. Però essenzialmente qua in questo articolo dice che Microsoft è ben disposta a far arrivare i suoi giochi su PlayStation, a patto di fare accordi, perché ovviamente, cioè non deve essere la scema che io Microsoft porto Starfield su PlayStation, però tipo che ne so, un titolo, i titoli vengono bloccati come un Final Fantasy XVI, vengono bloccati su PS5.
o che ne so, oppure per l'appunto i titoli come God of War non arrivano, erano mai su Xbox. Perché continuare sta roba? Poi, per carità, come ho detto, ci può stare l'esclusiva tecnica. Per l'appunto, Starfield, Microsoft è furba. È furba Microsoft. Però se la sta giocando concettualmente in un altro articolo che ho scritto, che ho sempre preso fonti ufficiali. Starfield viene considerato nuova IP e concettualmente troppo complicato fare il multipiattaforma di un titolo del genere su PlayStation 5. Valuteranno in futuro se farla arrivare su PlayStation 5, solo che al lancio per loro non hanno interesse di farla arrivare perché secondo loro i giocatori di PlayStation 5 non sono interessati a un'IP come Starfield. In teoria manco Elder Scroll. E lì un po'. È un po' strano il fatto che ha detto Phil Spencer e che ha detto che è uscito solo Skyrim su PlayStation, quindi è un IP un po'. Non è così forte in quel caso. Chissà se arriverà a Fire Rush su Switch. Boh, chi lo sa. È un titolo che effettivamente ci starebbe bene se pensiamo ai titoli di Suda 51 esclusiva Switch, tipo No More Heroes. È molto Switch, cioè è molto Suda 51, è molto Kamiya, molto Mikami, molto Kamiya più che altro. È molto Kamiya e quella di Suda 51 e Fire Rush, quindi chissà, boh, ma non credo, però non lo so, mai dire mai. Cioè, mai dire mai nella vita, cioè abbiamo visto arrivare Ori. Poi per carità, molti dicono che i titoli che arrivano su PlayStation 5 ed Xbox sono accordi precedenti tipo Psychonauts 2. Però lì io sempre vedo nell'ottica di Microsoft che gli conviene che un titolo come Psychonauts 2 arrivasse. Per quanto ci sia il Kickstarter dietro, se non erro. Però Microsoft io non vedo l'esclusiva a blindare i titoli. Cioè Minecraft, cioè, l'ha fatto uscire ovunque. Cioè Minecraft prima girava solo su PC. Ricordiamoci che Minecraft era un'esclusiva PC. Perché lo sviluppatore aveva sviluppato sto cazzo di gioco in Java e girava solo su PC. È arrivato Microsoft, l'ha riempito di soldi, la Mojang, e ora Minecraft è disponibile ovunque. Su PlayStation, su Xbox, su mobile, sui tostapani. Quindi perché è un'IP bella pesante da diffondere, quindi anche tipo Call of Duty sicuramente arriverà ovunque e non è una questione per leccare il culo per l'acquisizione, è perché. Cazzo glielo fa fare a blindarlo su Xbox? Non serve un cazzo blindarlo su Xbox, anzi. Poi anche il fatto che ha fatto l'accordo dei 10 anni con Nintendo Switch, con Nintendo, che poi là è furbata anche perché, se non lo sapete, rumors abbastanza attendibili parlano che la nuova console Nintendo sarà basata su Xavier, credo. E probabilmente sarà tipo come una PS4 Pro Xbox One X a potenza. Quindi ha voglia far girare un COD là sopra sulla nuova console Nintendo. Qualsiasi console sarà. Semplicemente COD, cioè sarà la versione più scadente di COD, però girerà. No, ma infatti anche tipo Outer World o Wasteland 3. Diciamo che là comunque sono accordi pregressi per ora, quindi diciamo che chi gli hater che parlano, che dicono, vabbè, ma c'erano accordi pregressi, per quello è arrivato. Ma vedremo in futuro, perché ho detto, ci sono comunque casi come Cuphead, Ori, Super Lucky's Tale, ci sono Psychonauts 2, Minecraft. Ci sono vari esempi di non totale esclusività. Cioè, io non mi immagino proprio Sony che faccia PlayStation, che faccia una cosa del genere. Anzi, è già tanto che sta arrivando la roba su PC, ma semplicemente perché ha cominciato a vedere che si guadagna un fracco di soldi su PC. E ha bisogno di sopravvivere PlayStation, perché stiamo cominciando a vedere che le cifre delle esclusive Sony non sono così alte, eh. Il gioco che ha più successo vende quello, i 2 milioni, 3 milioni, 5 milioni di copie. Quello che va proprio bene, altrimenti si fermano anche a 500.000.
Quindi non so, che ne pensate voi, anzi voi in chat, cosa ne pensate voi dell'esclusività Microsoft, del fatto se effettivamente Sony le ha le sue killer application? Cioè, Sony ce li ha le sue killer application. Secondo voi, quali sono le killer application di Sony che chiunque voglia assolutamente giocare rosica che sono bloccate su quella console? Io penso che non ne abbia. Però dite voi, nel senso, dite voi, cioè, nel senso, c'è quel gioco per cui vi fiondereste o vi siete fiondati a comprare PlayStation 5, eccetto COD. Conte era troppo facile. Che poi la tristezza è quello che con questo accordo che Activision Blizzard è spuntata la cazzata che essenzialmente è una COD machine. Io e anche i ragazzi di Gioco Colosseo, noi da anni dicevamo che PlayStation 4 è una COD machine. Tutti ci prendevano in giro. Ora che è successo sto coso, stiamo vedendo ma Jim Ryan che piange, che non, ha paura di perdere COD. Quindi è una COD machine. E a me mi fa ridere che i fanboy Sony quando ti insulti dicono vai a giocare a Fortnite, vai a giocare a COD. Cioè, ma siete voi che giocate a COD? Poi anche l'altra cazzata che mi fa morire da ridere, che ora è uscito degli articoli, che se si fanno le esclusive Sony è grazie a COD. Ok, ci può stare. Ok, che potete spendere quei soldi per creare i capolavori Sony. Però questi capolavori, come abbiamo visto prima, poc'anzi abbiamo citato, dovrebbero vivere con le proprie gambe. Cioè, le esclusive Nintendo non hanno bisogno che ci sia COD su Switch. Cioè, un Pokémon, porca puttana, c'hanno Pokémon. Switch c'ha Pokémon, può far cagare quanto sia, brutto fetente, sempre la stessa cacata. Ma ha fatto vendere un sacco di nuove Switch. E vende un sacco di soldi. Cioè, ricordiamo che uno degli articoli che ho fatto anni fa, che ha venduto, che ne so, Pokémon ha venduto 16 milioni di copie, se non erro. 16 milioni, non 5 milioni come le esclusive Sony. 16 milioni di copie. Pokémon, era Spada e Scudo, forse non erro. Però ha fatto vendere anche 16 milioni di Switch. Cioè, è impressionante la potenza di Nintendo. È impressionante, è quello che dovremmo vedere, verificare, per quanto mi riguarda. Cioè, è quello che andrebbe guardato. Quando si parla di cose, è per l'appunto. Quindi Nintendo c'ha Pokémon che gli permette di sviluppare anche un gioco che non vende, come Bayonetta 3. Bayonetta 3, non vi credete che sia una killer application? Non è un grande gioco, non ha mai avuto successo. È proprio per quello che poi è diventata esclusiva Nintendo. Per chi non sa tutta la storia, Bayonetta 3 è un IP della Sega. Prodotto che sviluppato da Platinum Games, come ben sapete, e il primo capitolo, effettivamente, se vi ricordate, è multipiattaforma. Ok? Però Bayonetta non ha venduto niente. Tanto che mi ricordo che ci fu un articolo che 500.000 copie su PC, il porting su PC, fu un successo clamoroso. Quindi, veramente, le copie di Bayonetta 1 sono molto basse. Ha venduto poco. Non è stato un brand che ha funzionato. Però Kamiya ci credeva così tanto, che è pure Sega, che Sega purtroppo non aveva più soldi da investire nel progetto Bayonetta. E quindi, ed era proprio nel periodo di crisi nera in cui stava fallendo. Quindi si sono messi d'accordo con Nintendo, si sono fatti finanziare da Nintendo il secondo capitolo. E Nintendo ha deciso, deve essere esclusiva. E in quel caso, quindi, Nintendo, con i soldi di Pokémon, dei cazzi dei suoi giochi, ha finanziato Bayonetta 3, che comunque è un videogioco pregevole, che però non ha un forte mercato. Però Nintendo se l'è finanziato con i propri soldi, non con un code esterno. E quella è la cosa che mi fa incazzare. Quando quelli che hanno scritto gli articoli che sono usciti, che senza code non si faranno più le esclusive Sony. Cogliona Sony. Cioè, abbiamo visto anche Ubisoft aveva Rainbow Six Siege, che era
La gallina dalle uova d'oro ora ormai è in caduta libera, se non erro, se non si è schiantato come gioco. Però ci ha provato, ha fatto Hyperscape, XDefiant, sta facendo il gioco Ghost Recon con le estrazioni, sta provando di sostituire Rainbow Six Siege, ma sempre soldi interni, IP interne. Quello è un publisher, diverso il discorso con Sony, però Sony non può pretendere che COD, se lo facesse in casa sua, dovrebbe riuscire a creare. Gli serve una gallina, deve creare lei una gallina alle uova d'oro, e le ha avute nel passato. C'è un Jak and Daxter, è un capolavoro. Eppure è scomparso, cioè non la vogliono più portare avanti Naughty Dog quell'IP. Eppure quella era un'IP della Madonna, che per me tirerebbe. Cioè io sono il primo che mi compro il PlayStation 5 se mi fanno un Jak and Daxter nuovo. Veramente sarei tentato di fare il PlayStation 5. Non c'hanno IP interne che gli portano denari. E quindi mo sta cosa stronzata che non sta né in cielo né in terra, che non dobbiamo rendere COD di Microsoft, perché se no non usciranno più le esclusive PlayStation. Non sa fare i giochi PlayStation, vuol dire, se non riesce più a pagarsi le sue esclusive. Cioè, per l'appunto, Nintendo con Pokémon fa Bayonetta 3, si può permettere l'uso, anche se flop, non gliene ha fatto un cazzo. Però ha dato a persone come a me un incentivo ancora in più per comprarmi Switch. Questa cosa più o meno è simile a un aneddoto che raccontò Jerry Calà. Sì, passiamo al cinema di cultura. Lui diceva che praticamente lui aveva partecipato ai primi Vacanze di Natale, Yuppies, Rimini Rimini. Se non sbaglio erano di De Laurentiis, ora non voglio dire cazzate. Però tipo i film di Ettore Scola, Roman Polanski, che non vendono al cinema, non fanno gli incassi stratosferici, se li finanziava attraverso sti cazzo di cinepanettoni. Quindi per l'appunto è sempre interno, cioè il concetto deve essere interno, cioè è giusto che le aziende sviluppino arte, videogiochi di un certo tipo, con un certo peso. Vogliamo chiamarli come vogliamo, le esclusive Sony. Però deve avere l'IP che gli fornisce i soldi. Cioè, Microsoft ce l'ha, c'ha Minecraft. Ed è multipiattaforma, per assurdo. Che gli permette di fare Pentiment, Hi-Fi Rush, tutti questi esperimenti del cazzo che potrebbero floppare. Grounded, Bleeding Edge che ha floppato. Cioè, Microsoft, per l'appunto, è un'altra azienda lungimirante come Nintendo, che ha le sue galline dall'uovo d'oro, i suoi progetti, tipo Sea of Thieves, Minecraft, che gli fanno soldi a palate, e ora ci avrà pure God, e investe nei piccoli progetti rischiosissimi, perché Pentiment è Grounded, cioè Obsidian, vi fidate di Obsidian, cioè, nel senso, Obsidian, famoso per i GDR, vi trovate un gioco come Pentiment, un gioco come Grounded, Ninja Theory che si è fatto Bleeding Edge, che ha floppato, però. E per me Microsoft, come ho detto in un'altra vecchia live, farà tante cacate come Bleeding Edge, ne usciranno titoli che non funzioneranno, però ci proverà, perché tanto chi gliene frega, c'ha Minecraft, c'ha le galline all'uovo d'oro, e mo ci avrà pure COD, e là è diverso il discorso. Quindi, cioè, perché non si fa il discorso di Microsoft, che grazie a titoli come Minecraft riesce a finanziarsi i giochi di qualità come Pentiment o Hi-Fi Rush? Però invece no, ci dobbiamo preoccupare che Sony perde COD. Bisogna dire che ormai molta gente sui social, faziosi, non hanno un senso di comprensione del mercato. Sì, veramente. Che poi parlano da saccenti. A me la cosa che. Cioè, il motivo per cui sto qua io, è perché mi sono scocciato di sentire ignoranti che si ergono a conoscitori. Io, per esempio, di economia non mi azzardo, però chiedo supporto a Cyrus, gioco con lo scemo, che reputo abbastanza esperto perché lo fa di lavoro. Poi c'è gente che parla pure di informatica senza avere cognizione di causa, senza capire. Io parlo, per esempio, delle funzioni, come funziona un'azienda, perché l'ho vissuta da dentro, sia un'azienda di videogiochi e sia le aziende informatiche in generale, le vivo da dentro tutti i giorni. Alla fine i videogiochi sono aziende informatiche, quindi le dinamiche io le conosco bene, so che cos'è il crunch davvero, so cosa vuol dire le dinamiche dirigenziali, sottostare al cliente, all'investitore, tu sviluppatore. Quindi,
Io capisco, quindi quando parlo, parlo con cognizione di causa con le mie esperienze personali, che poi non saranno uguali perché non sto dentro Rockstar, non sto dentro Sony, Naughty Dog, Santa Monica, Activision Blizzard, non ho mai lavorato lì dentro, seppur ho fatto i colloqui. Però so come funziona, ho amici che lavorano in queste aziende pure, quindi posso chiedere a loro perché... Quindi... Capita i discorsi, quindi io parlo per quello che so di mio di personale e quindi per l'appunto mi sono gettato in questo progetto qui per quel motivo che poi non faccio numeri, non me ne frega un cazzo, però lo faccio perché voglio divulgare la mia conoscenza perché c'è tanta gente che per l'appunto non hanno comprensione di un cazzo e si ergono a santoni esperti solo perché uniscono due parole auliche contemporaneamente, una dietro l'altra, riescono ad articolare. Ma infatti ora di ciccia per comprare PlayStation sono solo terze parti. E quello è il fatto. E con le terze parti non si va avanti. Anche perché... Le paga. Cioè, Sony paga quelle terze parti. Non sono robe interne, sono accordi esterni. Che è la cazzata che poi ha fatto Microsoft con Xbox One perché è fallita. Cioè, Scalebound, Quantum Break... Crackdown 3 sono tutte esclusive, erano tutte esclusive sviluppate per conto terzi, quindi è quello che sta facendo ora PlayStation, quindi non è manco chissà come remunerativo. Poi per l'appunto titoli come ho detto, come Final Fantasy e Silent Hill, che sono IP morte, che le aziende tipo Square Enix e Konami hanno lasciato marcire. Cioè Silent Hill... Dal secondo capitolo che non è più valido Silent Hill. Io sono fan anche di Silent Hill, ma io li ho giocati, io adoro Downpour, adoro Homecoming, Shattered Memories, se non sbaglio si chiamava quello per Wii, Silent Hill Origins, cioè io li adoro tutti Silent Hill, ok? Sia chiaro, li ho giocati tutti, mi sono piaciuti tutti, però non sono forti da mainstream come era il 2 e l'1, l'eco che hanno avuto, cioè è un brand che non hanno saputo gestire Konami, è andato a morire. Quindi che mi fai il remake del 2? Il ragazzino generazione Z che gioca su COD, Fortnite, Counter-Strike Go. Che cazzo gliene frega di Silent Hill 2? Non è questa IP forte, è un IP forte per i trentenni, ma io non c'ho né i soldi né il tempo per dedicarmi. Quindi farò una scelta oculata. Se già posseggo PS5, come ho detto, boom. Mi compro sia Final Fantasy XVI che Silent Hill 2 ricordando i miei vecchi tempi di quando ero spensierato. Ma se non ce l'ho PlayStation 5, di certo non la compro per questo. E se prendo i nuovi acquirenti, come funziona Pokémon o come altre IP, nuovi acquirenti non arrivano. Grazie Andrea per i beat. Grazie mille. Avete già finito di registrare il podcast? Se volete saltare in live, è aperta su Cugin Live 1. Dovrebbe essere disponibile Live 1. Come stanza di Discord. Sicurezza l'attivo, che se qualcuno vuole salire, Live 1, canale Discord, fate... punto esclamativo social se non erro o punto esclamativo Discord dovrebbe comparire per chi non ce l'ha il nostro server Discord dove ogni tanto Barbara fa delle live delle chiavi che ci mandano tipo ultimamente si è fatta la run tutta su Discord di Forspoken bestemmiando per quanto faceva schifo Forspoken quindi Poi se proprio ti piace Death Stranding 2 e poi chissà quando arriverà. Sì, Death Stranding 2 va nemmeno perché non ha venduto Death Stranding come IP, quindi nemmeno quella è forte. Cioè non c'ha un IP della Madonna Sony. Cioè c'ha queste cose tipo Silent Hill 2 che è boh. Poi può essere che funzionerà perché Bluebird Team sono un bravo team, bel team. Forse è un gioco a sé stante che attirerà nuovi seguaci perché funziona il gioco. Ma l'IP in sé non fa marketing Silent Hill oggigiorno. Per quanto ha fatto quel scalpore Abandoned, per
è più la stampa che ha pompato quella cosa. Poi potrei sbagliarmi, forse Silent Hill è ancora forte come brand. Però non penso che sia forte come ci vogliono far immaginare. Dici che per chi lavori, Boxaro? Lavoro per la CIA. Crackdown so che è un'esclusiva Xbox. Punto. Non è come Dead Rising, o sbaglio? Crackdown so che è un'esclusiva Xbox. Non è come Dead Rising. Dead Rising sì, non è mai stata esclusiva Xbox. Però per assurdo, quello è un gioco. Sai questa, che esistono quei giochi che sono multipiattaforma, solo che nell'ottica delle persone. Nell'ottica delle persone esiste solo per una piattaforma, e Dead Rising è più da boxari che da suonari, da possessori di PlayStation. Cioè, Dead Rising era forse il Resident Evil dei boxari. Cioè, io l'ho sempre giocato su Xbox, Dead Rising. Non mi ricordo di averlo mai avuto su una PlayStation. Crackdown invece sì, è un'esclusiva totalmente Microsoft, solo che è il classico gioco che il primo è un capolavoro e poi va diventando sempre più una merda. Ha fatto l'effetto di Fable. Primo figo, secondo ottimo, more of the same con qualcosa in meno, e il 3 con tanta roba in meno. Cioè ha fatto la fine di Fable. L'ha ammazzata Microsoft come IP, Crackdown. È, per l'appunto, non è solo Konami o Square Enix che ammazza le IP forti, anche Microsoft ha ammazzato sia Fable che tranquillamente ha ammazzato sia Fable che Crackdown. Solo che Fable è ancora forte per certi versi. Crackdown era già debole di suo, quindi il terzo capitolo è proprio la pietra tombale, per me nessuno più si aspetta niente da quel titolo. Anche perché poi Crackdown non è manco stato sviluppato dal team ufficiale, ma da Sumo Digital, che sappiamo bene che ha sempre fatto cacate, quindi. Che poi lì, pure lì è stato funestato. Non mi ricordo lo sviluppo, da quante mani è passato Crackdown. È un titolo che io aspettavo come la Madonna, Crackdown 3. Ora ce l'ho là nel Game Pass che lo guardo e non so se avviarlo o no. E mi vengono i conati di vomito a pensarci alle cose che ho visto. Poi in più c'era la roba online. In teoria quel gioco. Allora, Crackdown aveva la particolarità che era quasi tutto distruttibile, ok, tranne i palazzi. Quindi Crackdown 3 fu venduto che era totalmente distruttibile. E alla fine invece Xbox One non ce la faceva a reggere una cosa del genere. A meno che non facevano una grafica scadente come Red Faction Guerrilla, però. Quindi praticamente si è castrato. Cioè, la peculiarità l'hanno eliminata. Cioè, addirittura Crackdown 3 è meno distruttibile di Crackdown 2. Ci sono le comparative. Cioè, tutto quello che potevi distruggere nella città in Crackdown 2, in Crackdown 3 è statico. Cioè, è tristissimo. Vabbè, non lo metto in dubbio, Crackdown 3, tu che sei di bocca buona, te è piaciuto perché tu sei di bocca buona, ti giochi TPS vecchia scuola, ma quello è vecchio. Cioè, quel gioco quando uscì nel 2007 era validissimo, ma dopo Gears of War o Control, cioè, non puoi fare un gioco del genere. Prototype, dai, ci sono tanti giochi che sono meglio di Crackdown 3. A shooting, che poi a te è piaciuto perché piacciono le tamarrate, ci sta. E proprio per quello, ora li danno gratuiti, io non so se ogni tanto li danno gratuiti, giocati Crackdown 1 e Crackdown 2. Cioè, se ti so pi è piaciuto il 3, cioè così la bocca buona che è una cagata come Crackdown 3 ti è piaciuto. L'1 e il 2 che c'hanno la distruttibilità degli scenari, c'hanno i superpoteri, che per assurdo molte meccaniche, non so se hai giocato Saints Row 4. Saints Row 4 c'ha tante, tante, tantissime meccaniche rubate a Crackdown. E penso che il 3 ti è piaciuto perché è molto Saints Row maniera 4. Saints Row 4 l'ha derubato proprio a piene maniche dalla saga di Crackdown, il quarto capitolo. Cioè ci sono delle cose che erano proprio identiche, scandalose in Saints Row 4 a Crackdown. È una di quelle mie IP sempre che mi hanno spinto a comprare Xbox a me, Crackdown, poi te. Ecco perché il 3 mi ha deluso parecchio, mi aspettavo qualcosa di meglio. Niente, questo è tutto quello che avevo da sfogarmi riguardo Final
Final Fantasy 7 e quant'altro. Saints Row? Come che fine ha fatto? Come che fine ha fatto Saints Row? Sai che è uscito quest'anno un nuovo capitolo? Forse vuoi dire che non si sente più neanche come Horizon Forbidden West, uno di quei titoli fantasma che è uscito ma nessuno si ricorda. Giuseppe, io sono un fan della serie Crackdown e amo tutti e tre, però ti dico che un gioco, una cosa che deve fare, deve divertire. Crackdown 3 mi diverte, sì bene, è un titolo valido, anche perché ha ancora il sistema di progressione migliore, secondo me. Non lo so, io Crackdown 3 non ho ancora avuto il coraggio di provarlo. Lo proverò. Mi sono comprato anche Agent of Mayhem, parlando di tamarrate. A 2 euro quando stava su Xbox in sconto, quindi lo giocherò perché le tamarrate sono sempre meglio le tamarrate delle piangine, dei videogiochi piangine che non si reggono con le loro proprie gambe, che quella è la cosa che mi fa sorridere, come ho detto. Saints Row più è andata avanti più ha fatto cagare. Nel senso che ha fatto cacare. Ho capito che ha fatto cacare Saints Row. Io invece sono dell'opinione opposta tua, perché Saints Row, a parte l'ultimo, vabbè, è una cacata colossale, non hanno proprio avuto fuoco su quello che avevano creato. Saints Row era il clone di GTA. Cioè, l'ho sempre visto così. A me poi non piaceva proprio il sistema di gioco di Saints Row, né l'1 e il 2, non mi sono proprio mai piaciuti. Mentre il 3, che alla fine hanno detto vaffanculo, non riusciamo a competere con GTA, facciamo proprio la cosa più stupida del mondo. GTA, cosa fanno le persone? Cazzeggiano. Nessuno gliene ha fatto la storia, nessuno gli intrighi di banda, che per l'appunto c'era Saints Row. Saints Row era un po' più curato di GTA, infatti, per quelle cose. Però i giocatori giocavano a GTA come sandbox, e Saints Row non era tanto sandbox, tanto che al 3 poi invece hanno messo gli steroidi. Sandbox totale, dildi, pistola dubstep. L'hanno reso una tamarrata senza senso. E il 4 hanno pompato ancora di più, mettendo le robe di Prototype e le robe di Crackdown. Quindi rendendolo ancora più cacciarone all'estrema potenza. Per me, io ho adorato, invece io ho adorato il 3 e il 4 proprio perché hanno spinto l'acceleratore sull'ignoranza e si sono staccati dalla competizione con GTA che non potevano mai vincere. Però poi non so che cosa sia successo e il perché il progetto poi si è arenato, si è autodistrutto, perché poi hanno creato un Agent of Mayhem che ha floppato e non ho capito perché non hanno creato un Saints Row 5. Ora hanno fatto questo reboot che non ha senso. Cioè, vuole recuperare i vecchi fan dopo che hanno spinto l'acceleratore. Che poi è un po' come la cazzata che hanno fatto con Final Fantasy XIII. Cioè, nel senso, avete fatto Final Fantasy XIII? Ok, i Giuseppe Z, i ZLZ non vogliono più giocare a Final Fantasy. Però avete creato quel nuovo pubblico che, come il nostro amico Luca di Cugin, o Fenrir, la fidanzata di Sabaku, che amano Final Fantasy XIII. Quindi avete creato Final Fantasy XIII, avete trovato il pubblico nuovo perdendo quello vecchio. Ok, avete perso quello vecchio. Spingete l'acceleratore su Final Fantasy XIII e fate solo Final Fantasy XIII in avanti. Rendete un action RPG come cazzo l'avevate pensato per gente che non deve pensare, che ne so, perché per me Final Fantasy XIII sono tremendi. Luca dice che è fantastico, io non lo comprendo come GDR. È già un non GDR per me Final Fantasy XIII. E quindi poi il 15 è il successivo, in teoria versus 13, e il 16 è proprio la concatenazione di quella roba. E per me fanno bene a farlo così, nella speranza di recuperare i fan del 13, che stanno, penso, stanno tutti su PlayStation 5, quindi è quello per me l'errore, quando vogliono tornare a stimolare i vecchi fan. Ormai li avete persi i vecchi fan. Fanculo, andate con i nuovi che avete preso, oppure chiudetele. Chiudete il brand, perché poi ci sono brand che è accanimento terapeutico, cioè 16 capitoli di Final Fantasy. Cioè, sono rare le saghe che durano così tanto, che funzionano sempre. Cioè, persino Mario si è inventato Odyssey, 3D Land, i capitoli, cioè, i Dream, come si chiama?
Non mi vengono quelli mezzi RPG, il tattico Mario e Rabbids, cioè Mario l'hanno sempre modificato, pure Zelda, non c'è uno Zelda che è uguale a un altro, cioè ogni Zelda è un gioco a sé con meccaniche diverse, cioè, per esempio Nintendo, sì, c'è l'IP che dura tanti anni, ma sono sempre giochi diversi, cioè ha sempre avuto il coraggio di rischiare, non ha fatto come sti cazzo di Final Fantasy, Resident Evil che andavano piano piano. Poi a un certo punto avevano un ictus, sperimentavano una cosa nuova, poi dicevano: oh no, abbiamo sbagliato, torniamo indietro. E certe volte si sono salvati, alcune volte accanimento terapeutico l'IP. Cioè, gli sviluppatori non hanno il coraggio di spingere. Per l'appunto, tornando, sempre Nintendo è l'azienda che fa le cose bene. C'ha le killer application ancora e sempre sperimenta. Cioè, non rimane mai nella comfort zone. E quello è l'errore che fanno le aziende AAA. Che fanno marcire ste cazzo di saghe e tu dici o chiudetele, non fate accanimento terapeutico. Pensiamo pure ad Assassin's Creed che l'hanno rivoltato. Che voi fan ci giocate ancora, non riesco a capire perché dopo il 2 ci giocate ancora, nonostante ogni anno che esce un capitolo di Assassin's Creed bestemmiano i fan che non gli piace. Però hanno dovuto modificare, ma pure là sembra più accanimento terapeutico. Watch Dogs che doveva chiudere, cioè. Watch Dogs, avete floppato il primo. Non fate il 2, non fate Legion. Invece stanno ancora là a tentare di salvare l'IP. E poi ci sono IP che fu hanno funzionato la Madonna come Splinter Cell, Blacklist, che era fantastico. Non si sa più niente. Blacklist, cioè. Hanno fatto un capolavoro come Blacklist e poi Splinter Cell l'hanno ammazzato. Che poi stanno queste cose senza senso. Ci sono i cadaveri ambulanti come Watch Dogs o Final Fantasy o Silent Hill che vengono portati avanti. I cadaveri di IP che sono morte. Che si possono risolvere, possono rinascere, però è difficile farle rinascere. Per l'appunto, io preferisco più che mi fanno un remake, remaster di un Legend of Dragoon, che è un JRPG della Madonna, che è stato affossato all'epoca da Final Fantasy, esclusivo a Sony. Il publisher, il possessore dell'IP è Sony. Quindi magari proporre un gioco con le stesse meccaniche, però un po' modernate, però con quelle peculiarità. Legend of Dragoon avrebbe senso come remaster o remake, però lì però sarebbe da gestire come nuova IP, non puoi gestirla come Legend Dragoon. Un po' come hanno fatto Monkey Island di recente, che era una nuova IP essenzialmente, solo che hanno sfruttato il brand che riprende. Quello, vabbè, là non mi addentro, ho fatto un video sul mio canale, poi andate a guardarlo, se no faccio altri 10 minuti di pippone sul ritorno Monkey Island. Non è facile gestire le IP, non sono io il genio, se no stavo io a comandare le cose complicate, però certe volte le IP devono morire. Basta, dopo 20 anni, 30 anni che esistono IP, lasciatela morire in pace. Se proprio dovete modificarla. Poi per carità, Final Fantasy forse lo fa gli esperimenti Square Enix come fa Nintendo, perché c'è Final Fantasy quello Origin, Stranger Paradise, c'è Final Fantasy. So che più che a volte sembra che appiccicano il brand Final Fantasy più che cercare di rinnovarlo. È un po' diverso da come gestiscono Zelda o Mario o Kirby Nintendo. Nintendo è vero che utilizza Steam, ma si è sempre rinnovato, anche se deve ancora imparare a fare i joypad. Sì, i joypad di Nintendo hanno sempre fatto schifo. Seppure dobbiamo ringraziare molte migliorie tecnologiche Nintendo, per carità, dal D-pad. Però già il controllo del NES, chi dice che è figo, faceva cacare. Forse lo SNES è l'unico controller che per quanto mi riguarda è Wii U. Wii U e SNES per me hanno azzeccato come pad, che sono comodi, non danno fastidio. Il resto tutte schifezze, pure quello del GameCube, quanto cazzo era brutto. Anche se era funzionale. Cioè, quello del GameCube per esempio era geniale perché era concepito per i giochi, ma forse anche quello Nintendo 64, però quello GameCube era proprio perfetto per i giochi, con tutta la concezione della user interface, la human interface, cioè il collegamento, la user experience, e non ha fatto bene il GameCube, so che è una cosa strana, astrusa, cioè non ho mai un pad decente, normale.
Anzi, ti sbagli. Già, Assassin, ti sbagli. L'ha fatto un pad, ovvero il Pro. Cioè, Nintendo è l'unica azienda che produce un pad Pro, che è un pad generico, che è cinese, che potrebbe produrre chiunque. Cioè, il Nintendo Switch Pro Pad è un pad generico, senza infamia né lode. PlayStation c'ha tutti i controller, pure l'Edge, là, il DualSense Edge, è tutto complicato, i tasti. Xbox ti fa l'Elite, Switch ti fa il Pro. Un controller normalissimo come tutti gli altri. sì, assurdo, i porting erano difficili. Aspetta, che parte mi sono perso? Cosa stai rispondendo? Stockmatte, che mi stai rispondendo? A cosa mi stai rispondendo? Comunque questo, cioè nel senso, la fine della fiera, sintetizzando che andiamo verso la chiusura della live, le ultime battute, quindi se volete farmi domande, opinioni, fate tutte le domande che volete, anche di altre cose, anche fuori argomento, tanto ormai ho disquisito abbastanza su Nintendo, PlayStation 5 e Final Fantasy XVI. In sintesi è quello il discorso, che si parla sempre di killer application, ma di cadaveri ambulanti, cioè non sono killer application queste robe, cioè nel senso non sono vere killer application. Nintendo c'ha le killer application, Nintendo e tutte le minchiate che raccontano i fanboy Sony riguardo PlayStation ce le ha Nintendo. Quindi io infatti tipo RPGcoso su Twitter gli dico, lo prendo per il culo facendo finta che lui è fanboy Nintendo. Lo insulto come se fosse un fanboy Nintendo, mi diverto a trollarlo. Perché le cose che dice hanno senso per Nintendo, non per Sony. Ma poi perché hanno puntato l'action stile Devil May Cry? Perché il creatore di... cioè dietro c'è la gente che ha lavorato ai Devil May Cry. Cioè dietro Final Fantasy XVI c'è la gente di Devil May Cry. Ti consiglio di leggere un po' di articoli di Luca. È per quello Luca è in hype, perché lui adora Final Fantasy XIII, tutta quella la schifezza dei Final Fantasy. In più adora Devil May Cry, quindi si è unito. Poi il creatore di... lui adora anche Final Fantasy XIV, quindi Luca sta proprio in brodo di giullo, Giole, perché si sono uniti tutti insieme gli autori che lui ama. Di Devil May Cry, Final Fantasy XIV e tutto il filone Final Fantasy XIII concettualmente. Quindi è quello, andate, quando chi comprerà Final Fantasy XVI state nell'ottica Devil May Cry, Devil May Cry, non state in altre ottiche, se no rimarrete molto delusi. No, del pass, del pad della GameCube, i tasti erano comodi solo per i giochi Nintendo. Brava, bravo Stockmatt, è quello che stavo cercando di spiegare io. Sì, per i giochi Nintendo io mi ricordo che ho giocato su GameCube, io non ho mai posseduto GameCube, l'aveva mio cugino GameCube. Io ho giocato Wind Waker, cazzo che era figo il pad, ma non mi ricordo, ora non mi ricordo nel dettaglio, però mi ricordo che il tasto piccolo, grosso, Smash Bros. Cioè Smash Bros. Ecco perché si rivende di nuovo il pad. Cioè, il pad GameCube è perfetto per... cioè, le meccaniche di Smash Bros. Tu dicono un picchiaduro di merda. No, dovete giocarlo col pad di GameCube Smash Bros. È perfetto, è geniale. I pulsanti tutti delle dimensioni diverse hanno senso sui giochi GameCube, Nintendo. Il Resident Evil 4 non mi ricordo se... l'ho giocato per GameCube, però non mi ricordo se il controller era figo per Resident Evil 4. Non mi ricordo. Quello non mi ricordo. Però ti posso dire a tutti che Resident Evil 4 su Wii spacca i culi. È perfetto il controller che puoi mirare e fare l'headshot dal vivo. Fantastico. Cioè, col Wiimote, cioè, è fantastico. C'avevo un problema del cazzo che era complicato su PlayStation 2. Era proprio una merda mirare Resident Evil 4. Con Wiimote è perfetto.
Nintendo è vero che utilizza l'SSP, ma è sempre innovativa. Imparare il joypad, sì. Io aspetto sto Final Fantasy che girerà su PC come su PS5 come su un PC da 2000 euro. Può essere che girerà di merda anche su PS5, forse quello intendevano, non lo so. Ma là ho detto, come ho detto all'inizio live, essenzialmente Final Fantasy ha bisogno che vende su PS5 perché è l'unica speranza per vendere un IP come Final Fantasy XVI senza nemmeno perdere tanti soldi facendo vari porti. E il porting su PC arriverà proprio disastrato, cioè quelli prenderanno il codice e lo butteranno su PC. Verrà tipo emulato, quindi avrà bisogno di più risorse di quello che ha bisogno davvero. Cioè, non dubito che faranno una pulizia del codice. Nier Automata non so, sono inculati per anni su PC. Io Wolong in live. E basta con sto Wolong. Io non so nemmeno se riuscirò ancora a finire Hi-Fi Rush. Quindi dammi il tempo. Poi devo fare Somerville. Sono tanti giochi da fare prima di Wolong. Per quanto io adori quei Tecmo, quindi. E tutti i suoi Dynasty Warriors. Tutti i suoi Warriors, mettiamo. Prima o poi devo giocare Devil May Cry 5 che ho comprato in offerta. Sei pato per qualcosa che uscirà questo mese? Boh, sinceramente, tutto quello per cui stavo hypato per davvero è già uscito. Cioè, nel senso, tutto quello che mi interessava è già uscito tutto. Cioè. Che ne so, da Aegon Life a Atomic Heart, Hi-Fi Rush vogliamo mettere anche se quello è stato istantaneo come hype, è durato poco. Questo mese, vediamo che roba esce questo mese, fammi ricordare, ma questo mese io non sto in totale hype. Fammi vedere che esce questo mese. Anche perché l'orario è colpa anche del mio orario. C'avevo l'IP che mi interessava, solo che è stata m'ha deluso. Poi che altro vediamo. Boh, sai che non lo so. Diciamo che allora c'è The Settlers e Nice That. The Settlers, per chi non lo sa, è un RTS di Ubisoft che non esisteva da secoli e sta ritornando. Quindi sto in hype per quello sicuro, The Settlers, che ho giocato su PC probabilmente. Poi il resto è tutto uscito già. Elden Chronicles doveva uscire a marzo, ma l'hanno rimandato perché sicuramente è colpa della versione Switch. Poi niente, non mi vengono in mente. Dite voi invece cosa aspettate? Aiuto. Non leggo la chat, ecco. Redfall, allora, Redfall lo voglio provare, ma non sto in hype perché non ho fiducia per Redfall. Cioè, nel senso, non so cosa aspettarmi, perché non voglio rimanere deluso. Essenzialmente, io da una vita sto aspettando quel gioco online, co-op e quant'altro, come si presenta Redfall, ma che abbia delle singole storie. Delle storie singole da giocare, tipo, un po' come è diventato Hitman ora, che tu ti connetti, giornalmente c'è la missione giornaliera, che ha anche una trama, magari single player. Che può essere giocato co-op, ma anche da solo, che sia giornaliero, cioè tu ti connetti e ti giochi quella parte di trama single player. Spero che sarà così, un gas, cioè io spero in un gas vero e proprio. Che per ora veramente non ce ne sono tanti gas validi, sono proprio pochi. Resident Evil 4 Remake, io sono un giocatore di tutti i Resident Evil, li compro sempre al Day One. Però non so perché, sto smorzato con l'hype, perché Resident Evil 4, io l'ho giocato di recente, è ancora abbastanza valido.
Per l'appunto, ce l'ho giocato anche su Wii, ce l'ho. Su Wii è valido ancora pure. Cioè, nel senso, Resident Evil 4, il 5 e il 6 sono tre videogiochi che cominciano a essere molto. Per qualità, Resident Evil 4 e PS2 GameCube, so bene. Però è arrivato in HD Remastered di recente su PC, è arrivato, c'è cioè, su Wii. Quindi, nel senso, non vedo questa urgenza di rigiocarlo come erano i vecchi. Poi, per carità, sarà. È un Resident Evil con le meccaniche del Resident Evil 2 Remake che spaccano, è fighissimo. Io amo Resident Evil 2 Remake. Però non c'ho quell'hype che avevo per i primi capitoli Remake, per Village, per il 7. È un po' scemato l'hype lì. Anche là è un'IP che, per quanto io amo, non l'hanno mantenuta figa. Però vedremo. Può essere che tipo Resident Evil 4 poi esce e mi sveglio e dico, lo compro. Poi Resident Evil 4 Remake, Forza Horizon 5 Rally, il DLC mi intriga pure a me, perché Forza Horizon è proprio è adatto per un Sega Rally, cioè a me fa cacare Forza Horizon 5 in quel contesto, ma in contesto rally forse diventa stimolante con quel modo di guida, con lo stile di guida, forse mi attirerebbe di più. Quindi sono attento, pure io sono curioso più che altro, più che in hype. Starfield, sì, sono abbastanza interessato. Non vedo l'ora di provarlo, perché più lo vedo e più mi interessa. Cioè, Starfield non me ne fregava un cazzo, non avevo hype. Però più fanno vedere cose che si possono fare in Starfield e più mi sta intrigando il gioco, a dire il vero. Sono rimasto colpito, più lo vedo e più, quello è un caso che più vedo i trailer, gli hype e più mi genera hype, più guardo trailer, gameplay, quant'altro più mi genera hype. Invece altri titoli ho avuto l'hype, però poi è andato scemando, più guardavo gameplay, più vedevo che era una schifezza. L'effetto contrario. Spero che mi abbiate capito, anche perché a quest'ora sto cominciando i miei neuroni a spegnersi, soprattutto perché ho fatto una live su gioco con lo scemo di un'ora su Scars Above, che ho bestemmiato soltanto, più che altro. Sì, Shadow Warrior 3 assolutamente lo devo giocare. Io sono fan di Shadow Warrior, cazzo. Io ho giocato Shadow Warrior per DOS, l'originale. Poi il remake, quello il primo, che è uscito in 3D con la grafica della Madonna. Su PC l'ho giocato nell'epoca 360. Poi io di recente ho recuperato il 2 gratuitamente che me l'hanno regalato su PC. E quindi il 3 lo devo giocare assolutamente. Sì, ho voglia. Io amo Shadow Warrior. Sì, Shadow Warrior è una figata pazzesca, è uno di quei giochi che non ho capito perché ha fatto schifo il 3 dei recensori. Sì, ma anche infatti Shadow Warrior 3 ha una comicità tutta sua che è veramente figa. È proprio figo il gioco. È bello perché ti intri, oltre al gameplay che è veloce, frenetico e tecnico, anche la progressione della storia e ti amarra al punto giusto che ti tira dentro. Quindi no, comunque il pass veramente sta dando soddisfazioni. Oh. Per esempio, questa è una cosa che mi fa incazzare a bestia, riguardo anche dedicato un po' al video di gioco con lo scemo che dicevano. Xbox, il Game Pass non c'ha nessun gioco. Cioè, porca puttana, io ho aperto il Game Pass l'altro giorno. C'ha tutto lo scibile umano il Game Pass. C'ha tutti i generi videoludici che dovete giocare almeno una volta nella vostra vita. Cioè, per ogni genere videoludico ha un gioco che siete obbligati a giocare. Cioè, se vi piacciono i hack and slash, ci sono. Se vi piacciono i giochi tamarri, ci sono i giochi. Se vi piacciono gli horror, ci sono. Di ogni genere ci sono i giochi che dovete giocare almeno una volta nella vita. Quindi. Cioè, io veramente ho tanta roba su Game Pass, sto a posto, cioè. E poi soprattutto che le esclusive Sony non servono. Per me non servono su Xbox, ha tutta una sua altra politica. Anche perché i terze parti ci sono i terze parti stile Sony, quindi si possono giocare quelli.
E niente, dai, direi che bisogna. Ma diciamo che il Game Pass sì, è rinunciare. Sì, è da possedere, cioè, nel senso. Poi bisogna valutare quanto costerà seriamente. Ora per tutti ce l'abbiamo un po' a cazzo, pagato a cazzo di cane. Cioè io 60 euro 2 anni ho pagato, cioè 60 euro 2 anni vale più di quello, cioè nel senso. Cioè, sono tutti i giochi che sto giocando su Game Pass. Già, è io che non c'ho tempo e ci sto guadagnando. Figuriamoci chi se li può godere tutti. Aspetta che io ce l'ho in teoria, vabbè. Sì, ma infatti poi il Game Pass ha quell'ingresso di 15 euro, ma pure se costerà 20 euro. Mettiamo che arrivi a costare 20 euro. Tu vuoi giocare uno di quei giochi del cazzo, come le esclusive Sony, che ti durano 6 ore. Tu un gioco da 70 euro, te lo paghi 20 euro e te lo giochi e poi togli l'abbonamento. Quindi conviene. Poi ovviamente se vuoi giocare un gioco da 100 ore, non hai il tempo, sai che tipo Red Dead Redemption 2 magari non arriverà su, cioè è arrivato, l'hanno tolto subito, però tipo magari arriva un gioco tipo Red Dead Redemption 2 che ci vogliono 100 ore per giocare a Witcher 3, un Witcher 3 su Game Pass, che ci vogliono un centinaio di ore, e tu sai che un centinaio di ore significano 5 mesi della tua vita. E tu ti fai Game Pass solo per 5 mesi per giocare quel gioco, allora te lo compri e non rompere il cazzo. Ma se invece si parla di quei giochi che si finiscono veloci, con poco. Cioè, tu te lo fai il Game Pass, ti giochi quel gioco e via. E te lo togli con 20 euro. Sto gonfiando 20 euro, che sappiamo tutti che costa 12 euro al mese. Però con 20 euro va pure bene come prezzo, conviene sempre il Game Pass. E poi ovviamente per tutto l'anno, spalmato per tutto l'anno, cioè io con Switch, cazzo, 2 giochi ho comprato, 100 euro ho speso. E sto giocando invece un fottio di giochi su Game Pass a 60 euro 2 anni. Cioè, ma di che stiamo parlando? Poi per carità, sono felice di averli comprati quei giochi per Switch, tornando al discorso dei brand forti di Nintendo. Però, cazzo, 100 euro ho speso. Cioè, io non sono abituato a spendere 100 euro. Per giocare a 2 giochi. E che cazzo. Però per l'appunto ho comprato Splatoon 3, che comunque è infinito come gioco. E Sonic Frontier, che comunque è un gioco abbastanza longevo. Quindi non li ho buttati nel cesso. Però io penso a tutti quelli che si comprano un The Last of Us 70 euro. E dai. Cioè, io piango il cuore a pensare di spendere quei soldi come Uncharted, cioè, o Resident Evil 6. Cioè, 60 euro Resident Evil 6, che una notte lo finisci e vaffanculo. No. Invece il Game Pass ha più senso per quei titoli, in effetti. E niente, dai, direi che mi avete fatto compagnia. Grazie a tutti per essere intervenuti, per essere stati con me, per i vostri bit, le donazioni. Quant'altro, grazie per le domande, per avermi fatto compagnia anche voi in primis. E quindi niente, io vi saluto, ci si becca la prossima e spero di arrivare in orario la prossima volta, così e di spammarlo sui miei social che faccio la live, che mi dimentico sempre. Io sono un pessimo influencer, non sono un bravo influencer, non lo sarò mai, mi sa. Mi serve un social media manager. Ho bisogno di qualcuno che diventi mio fan devoto, che mi faccia da social media manager. Non lo porto, Volong. Se vuoi ti porto un Dynasty Warriors, guarda. O Splatoon 3. Io probabilmente porterò Splatoon 3 per la tua gioia. Altro. Devil May Cry nemmeno, il 5 me lo gioco per cazzi miei. Anzi, ragazzi, se volete, in futuro, dove sta aiuto?
Vi mando il link. Link qua. Ogni tanto noi di Cugin facciamo delle live sul server Discord di Cugin. Facciamo le live, tipo Barbara per l'appunto di recente si è fatta la run su Forspoken, o Hogwarts Legacy o altri titoli che magari stiamo recensendo e li portiamo. E chissà che io non mi metto a portare Volonga a cazzo di cane o Devil May Cry 5 per la gioia di Assassin. Però di certo non lo, credo che li porterò qua perché è abbastanza oneroso fare una live di quel tipo. Però su Discord ogni tanto qualcuno di noi prende e si diverte a fare la live. Di solito in ritro nelle stanze pubbliche. Ci mettiamo e condividiamo il gioco e aspettiamo che venite voi e chiacchieriamo insieme. Lo facciamo spesso, quindi iscrivetevi a Serve Discord e guardate perché anche. Probabilmente qualche gioco lo vedrete là. Soprattutto Barbara, se Barbara sta sempre su Discord. Spesso e volentieri sta su Discord a portare le sue robe. Da Final Fantasy XIV, e vari titoli, quindi. Vi farò sapere se faccio qualche live di questo tipo in cui vi mostro qualche gioco tamarrissimo, ignorante. Per cui non mi voglio settare tutta la strumentazione, chat, eccetera. Senza luci, solo voce, eccetera. Magari. Comunque, io vi saluto, buonanotte a tutti e alla prossima. Ciao!